Conto alla rovescia per la Treviso Half Marathon, la terza edizione della corsa podistica in grado di attirare appassionati del running da tutta Italia. 21 i chilometri previsti, che si svilupperanno lungo il suggestivo percorso tra il centro storico del capoluogo della Marca e il Parco del Sile. La presentazione ufficiale della manifestazione, tenutasi nella mattinata di martedì presso Palazzo Rinaldi, ha visto l'intervento anche delle principali autorità direttamente coinvolte nella manifestazione: i sindaci di Treviso e Carbonera, l'assessore allo sport, il presidente della FIDAL provinciale e il consigliere con delega allo sport del comune di Silea. Un'edizione, quella 2016, che si preannuncia da record. Saranno oltre 2.400, infatti, i podisti provenienti da 18 diverse regioni che parteciperanno alla gara. Di questi, un terzo saranno donne. Una corsa tutta in rosa, dunque, che partirà ai piedi delle mura cittadine per terminare tra gli antichi palazzi di Borgo Cavour. Ma non sarà la mezza maratona l'unica protagonista della giornata. Il 9 ottobre, in concomitanza con la gara internazionale, in programma anche la Family Run, una 5 km aperta a tutti che toccherà gli angoli più suggestivi del centro storico di Treviso. Da non dimenticare anche il connubio sport-cultura che caratterizzerà questa edizione. Grazie alla collaborazione con i musei civici, infatti, gli atleti e i loro accompagnatori potranno visitare il rinnovato Museo Bailo e lo splendido complesso di Santa Caterina, pagando una quota d'ingresso agevolata. L'appuntamento, dunque, è per domenica 9 ottobre, con la terza edizione della Treviso Half Marathon.